Franco Lerda, ex allenatore della Lecce. Questa sera abbiamo seguito insieme per la prima volta dopo il tuo addio da Lecce e proprio la formazione salentina, diciamo il massimo risultato con il minimo sforzo. Sì, pareva all'inizio della gara una partita più facile del previsto, nel senso che dopo una netta superiorità territoriale, anche se con pochissimi tiri in porta del primo tempo, nel secondo tempo, dopo 10 minuti, un po' mi è parso di vedere un pizzico di coraggio in meno da parte del Lecce, forse anche per merito del Pavia, che per forza di cosa non poteva più difendere l'1-0, e quindi ho visto un Lecce un po' più remissivo, ho visto un Lecce gli ultimi 15 minuti non bello, insomma, no? Che ho avuto anche un braccino un po' corto, questa è la sensazione che ho avuto. Completo. Volevo soltanto sentire anche Franco Lerda proprio su questa sfida tra Lecce e Trapani. Secondo te mister continuerà fino all'ultimo, sì, in testa a testa, oppure una delle due prenderà il lato? No, non credo, anche perché adesso Lecce è davanti a un punto e il Trapani con la partita di stasera è quella che ancora deve recuperare, cioè che deve ancora fermarsi il Lecce, quindi ha due partite in più. Però ci sono degli scontri importanti, certo. Il Lecce deve andare con su Tirol come deve andare il Trapani, deve avere il Carpi in casa, deve andare a Reggio con la Reggiana, cioè le poi partite facili io non ne conosco, scusami Michele, però certo, io certo. Le partite facili ne conosco, tanto più in teoria quella di stasera era una gara facile, però in teoria era una gara facile, però poi si è visto che di facile non c'è niente. È chiaro che è meglio tra virgolette giocare contro i Pavia che non contro Carpi. Ma non che voto dai oggi a Lecce da 0 a 10? Ma no, ma non mi va di dare il voto, dai Michele, lo facciamo dare loro, dai. No, ma in generale, ha vinto la partita, sinceramente era la prima volta che vedevo il Lecce da quando non l'ho più allenato, sì. E non sono riuscito a capire con che sistema di gioco giocavo. Ho visto Memushai a largo sulla sinistra a un certo punto con Christian, che l'ha scoperto un po' lui, l'ha avuto prima di me, e dicevamo non è poi la sua posizione, poi veniva in mezzo al campo e si è visto che giocava, poi a un certo punto mi sembra che facesse il trequartista, però cioè, non mi va di dar giudizi, è la prima volta che vedevo il Lecce e non sono riuscito a capire con che idea di gioco giocava. Ma secondo me il Trapani non lo perderà il campionato, perché le vincerà tutte. Ecco la situazione in classifica. Franco Lerda, per chiudere il tema Lecce, secondo te davvero il Trapani da qui alla fine, come diceva Toma, non ne perderà neanche una? No, non sono veggente come Toma, io so che le partite sono tutte difficili, quindi non lo so, il Trapani ha dimostrato fin qui di meritare la posizione classifica che ha, è una società, mi dicono, forte sotto tutti i punti di vista, viene da una beffa tra virgolette a livello sportivo dell'anno scorso, è ripartito con umiltà e anche bene, e quindi merita la posizione classifica che ha. Poi se vincerà il Lecce, se vincerà il Trapani o su Tirol, perché su Tirol nessuno ne parla, però ha tutti e due gli scontri diretti in casa, e quindi all'andata mi fece una buona impressione, anche se a livello qualitativo chiaramente un gradino sotto il Lecce e Trapani, però nel calcio non sempre vincono i migliori.